Intanto salutiamo Fabio Conditi. Ciao Fabio. Ciao Vito, un saluto a te e ai tuoi graditi ospiti. Ringrazio Canale Italia per aver organizzato una serata veramente interessante sul Made in Italy. E sono qui a proporre una soluzione che noi abbiamo presentato nel 2020 alla cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio e che consiste sostanzialmente in uno strumento di sviluppo del Made in Italy soprattutto per le piccole e medie imprese. In pratica si tratta di realizzare una piattaforma di e-commerce sul Made in Italy che riunisca in un unico luogo tutti quanti i servizi offerti sul territorio, nei riguardi del turismo, dei prodotti, dei servizi alimentari, servizi anche culturali, servizi alla persona, qualsiasi genere di servizio abbia origine sul territorio italiano e possa essere caratterizzato dal marchio Made in Italy, deve avere uno spazio all'interno di questa piattaforma e poter mettere in comunicazione i clienti italiani, ma soprattutto quelli internazionali, con il tessuto delle piccole e medie imprese che soprattutto a livello locale non hanno un'adeguata visibilità a livello internazionale. Questa piattaforma permette di avere tutta una serie di servizi di pagamento, di fatturazione, servizi di supporto, assistenza e diciamo anche logistica in modo tale da offrire veramente un servizio alle piccole e medie imprese che altrimenti non sarebbero competitive su questo tipo di mercato. La piattaforma quindi permette di raggiungere velocemente gli obiettivi di tutela e promozione del marchio Made in Italy, di assistenza ai piccoli produttori locali, piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'export per queste aziende che altrimenti farebbero difficoltà e sicuramente un rafforzamento del sistema produttivo italiano. Ti ringrazio per avere questo spazio e spero che se ne possa parlare seriamente di questa proposta concreta e realizzabile. Ciao Vito e salve a tutti i tuoi ospiti. Ciao carissimo Fabio.